Momento grigio per il Modena, la vittoria manca da 7 giornate di campionato e soprattutto, insomma, è arrivata questa beffa proprio negli ultimi minuti alla Spezia. Che settimana è stata? Settimana per noi importante perché abbiamo una sfida importante contro il Bari e sappiamo che secondo me a Spezia le cose sono andate un po', cioè come d'altronde questo periodo sta andando un po' storte, perché secondo me se portavamo a casa dei punti o addirittura vincevamo la partita non c'era niente da dire. E secondo me già a livello di carattere, di squadra si è visto già qualcosa sabato e speriamo di ripeterlo questo sabato qui. Per quel finale è stata più la rabbia o la demoralizzazione, magari nelle ore seguenti? No, sicuramente la rabbia perché una partita così, insomma, siamo andati in vantaggio 2 volte su un campo difficile, quindi poi non è, si è inventato quel gol lì e bisogna applaudire e basta. Il rigore sbagliato al 90° ci può stare, ma anche questo testimonia che il periodo non è dei migliori, insomma, ci sta andando un po' male tutto. Speriamo che magari nelle prossime partite si capovolga la situazione. Cominciare da quella che dovete giocare qui a Modena, al Braglia contro il Bari, che a questo punto diventa molto molto importante. Sì, dimentichiamoci anche che abbiamo una partita in meno, quindi la classifica è quella che è, però dobbiamo cercare di fare punti, più punti possibili. E ormai non c'è da nascondere il fatto che dobbiamo pensare prima alla salvezza e poi quello che succede, succede. Magari all'inizio gli obiettivi erano diversi, però adesso dobbiamo entrare in questa ottica qui perché ogni partita dobbiamo cercare di fare più punti possibili. Sarà una partita particolare, quella contro il Bari, che partita sarà? No, sicuramente io a Bari ho vissuto delle belle esperienze e è stata una piazza importante per me per farmi crescere. E adesso gioco col Modena e devo cercare di dare il meglio per questa maglia e sicuramente sarà bello ritrovare tanti miei ex compagni, anche i tifosi a cui sono legato del Bari. Francesco, voi fisicamente come state anche in vista del, diciamo così, del periodo con tante partite ravvicinate? No, noi stiamo bene e adesso sappiamo che abbiamo, se non sbaglio, 5 partite in 2 settimane, quindi sicuramente servirà la mano di tutti e dobbiamo cercare di allenarci bene. L'abbiamo sempre fatto, però ripeto, è un periodo che ci dà storto tutto, perché anche a Perugia, secondo me, se magari il primo tempo facevamo gol e non c'era niente da dire, magari anche lì. Quindi, boh. Non so neanche io che dire, speriamo già da sabato di fare dei punti. Come si affronta una partita di questo livello, diciamo, dopo un periodo difficile, un momento di tensione, magari c'è il rischio anche che se cose si mettono male, i tifosi possano fischiare? Ah, beh, sinceramente i tifosi possono fare quello che vogliono, nel senso loro pagano il biglietto e quindi fanno quello che vogliono. Certo che se invece di fischiare ci dessero una mano e ci. Cioè, sarebbe meglio, poi se decidono di contestare o noi la società è nel loro diritto. Io spero invece che i tifosi capiscano il momento e ci diano una mano. Visto un momento delicato contro la tua ex squadra, pensi in caso di gol di esultare? Ah, penso di no, perché comunque ti ripeto, a Bari sono legato molto, quindi in caso di gol sarei contento per la mia squadra, però non penso di esultare.